Operazione 5, amici di Canale 5, benvenuti alla nostra grande Operazione 5, primo giorno. Siamo qua. Guarda che deliziosa fanciulla che c'è alle tue spalle. Chi c'è? Fanta. Oh. Excalibur in guardia. No, non mi credete. Insomma, non mi vuol far mai fare le cose seriamente, Five. Dunque, attenzione amici, è il primo giorno dell'Operazione 5 e vediamo la seconda frase di oggi. Occhio alla lavagna. Al tuo non da scampo. Chiaro il disegno, trovate la parolina e avrete la seconda frase. Adesso avete le due frasi di oggi, trascrivetele nell'ordine su una cartolina postale indirizzata a Canale 5, casella postale 10800 10800 Milano. Potrete vincere così ogni giorno. Grazie. Allora, sarà volutamente una serie di piccoli quadri, di note a margine, di post-it, di appunti confusi, senza nessuna intenzione di sistematicità, di tassonomia, di filologia, il sole è ancora alto, è fine luglio e non voglio certo essere così esecrando. Però da due facce della stessa medaglia devo necessariamente partire. Un piccolissimo preambolo. La televisione di Mina e Battisti, televisione eccelsa, televisione pedagogica, era museale, un po' è stato diciamo echeggiato. È una televisione che adesso viene rianimata ogni sera da teche, dalle teche, dalla memoria, ma negli anni 70 era statica, come era teatrale, era statica, non era dinamica. Resisteva a quello che negli Stati Uniti d'America, per certi versi anche in Inghilterra, non era più una rappresentazione, ma diventava un flusso. La TV di flusso, la neotelevisione, eccetera, dall'America alla fine degli anni 70 vedremo, per esempio personalmente, la mia chiave di lettura, la mia America non è stata quella cantata da Gianna Nannini con la Statua della Libertà con in mano il dildo, che brandiva il dildo al posto della fiaccola, ma è stata una ragazza della California il cui primo provino mise in crisi la democristianeria di Pippo Baudo, da un lato, e confermò Franco Miseria di aver trovato veramente l'America. Il primo provino di Eter Parisi, sto parlando di Eter Parisi, sconvolge il direttore Rai, che probabilmente austero in un ufficio stava assistendo, e si trovò il proprio ufficio completamente rivoluzionato, come se fosse passato un vento nuovo, come se fosse passato uno tsunami, come se fosse passata una dinamica nuova. Da un lato Eter Parisi, dall'altro i Tre d'Union con Mina e Battisti, c'è anche una continuità, il Maestro Martelli, il primo segmento. Chi ha copiato l'America in Italia? L'ha copiata la TV commerciale, l'ha copiata, adesso è morto da poco, non mi interessa il giudizio storico, non c'entro, né credo che sia stato così, diciamo, inventivo, ma certamente Fininvest, certamente Canale 5, con degli elementi già dominanti di questa televisione, il connubio umano pupazzo, l'alter ego, il deuteragonista è l'umano, il conduttore, il Maestro Martelli, che lavora anche con Mina, come si è sentito prima, con il pupazzo, con Five, cioè quello che adesso chiamiamo deepfake, fake news, eccetera, c'era già lo scudetto, il biscione Visconteo, il biscione che si trovava nell'Alfa Romeo e si trovava sulla tuta di Tazio Nuvolari 30 anni prima di Canale 5, è un'icona assodata nel contesto, adesso si direbbe, riguarda l'experience e lo storytelling dei territori, direbbe il paraguro del web, eccetera, dei social. Non si è scoperto niente,
Canale 5 capisce, cioè Silvio Berlusconi e Maestro Martelli capiscono che jingle, sigle, spot, anche i videoclip, gli spot pubblicitari, sono le chiavi comunicative di questa nuova televisione. Che questa televisione sia stata una televisione di quartone come i guappi, che sia stata una televisione di plastica, una televisione di M puntino 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 A, non mi interessa. Non sono un prete, non sono un moralista, quindi non mi interessa dare un giudizio. Però partiamo da dei sedimenti, partiamo da degli elementi fondamentali. Uno l'abbiamo già visto. Situazione da Las Vegas, quindi grande show americano, col piano, come potrebbe essere quello di un crooner, eccetera, forme consolidate americane che vengono declinate all'italiana, anzi in questo caso alla Meneghina, alla Bell, Cumenda, no? Eccetera, il Dogwin, il cinema, Nichedi, queste figure preponderanti di attività, di commercio, di business, si direbbe più avanti, che creano un nuovo racconto televisivo. La TV commerciale è una TV di prodotti. È una TV di profitto, è una TV che non si interessa alla pedagogia, né glielo si può chiedere, è soprattutto una TV di colori, è una TV di forme, è una TV che in Italia dalla fine degli anni 70, diciamo da dopo il tragico epilogo di Aldo Moro, con il passaggio tecnologico fondamentale dalla televisione in bianco e nero a quella a colori, non così, come dire, accettato in Italia. Ugo La Malfa, politico austero, repubblicano, lotta fino alla fine affinché non si introduca la televisione a colori, ma la televisione rimanga in bianco e nero, rimanga una televisione abbottonata, una televisione accollata, la televisione dei collan neri delle Kessler, la televisione ordinata, la televisione dell'informazione, dell'intrattenimento a fini pedagogici. Bellissima, non è la TV commerciale. E allora adesso vi propongo, abbiamo visto il Maestro Martelli, abbiamo visto la funzione della sigla, Canale 5 ha una novità, è come un film, ha una sigla di apertura, è una sigla di chiusura. C'è anche uno slogan, presto presto vai in fretta, torna a casa che c'è il biscione che ti aspetta. Quindi crea un'attesa. Passiamo al secondo invece, grazie. La noia schiaccia, muoviti più, sei sotto chioccia, muoviti, muoviti. La noia schiaccia, muoviti più, sei sotto chioccia, muoviti. Mordi, mordi, mele verdi, dice mamma, e crescerai. La scala della vita, piano piano salirai. Gira, gira, sotto, sotto, ti ritrovi sempre qua. Tra i piatti e il rubinetto, con la musica che va. Goccia, goccia, batti e batti, un giorno e l'altro te ne andrai. Icona pop, questa è un'icona pop, questa ha dei mitemi pop, questa è l'America come è arrivata, come arrivava a me, adolescente, che ho avuto la fortuna di avere 13 anni, 14 anni, 15 anni, già 16 sono, sei già, però diciamo il pudore, la forza di ricordare i sentimenti, la fortuna di un sabato, di una domenica pomeriggio, dove i pomeriggi erano veramente i tempi, i pomeriggi veri. Questa è un'icona pop. Ether Parisi è la prima grande icona pop dimenticata, anzi scordata più che dimenticata rispetto ad altre. E in questa, allora, Crilù filologicamente è la sigla di Fantastico 4. È un fantastico show del sabato, di varietà, il dopo Mina per intenderci. Fantastico 4 ha degli ascolti colossali.
colossali. Le altre TV era anche inutile che facessero controprogrammazione. È il grande fantastico dove Pippo Baudo inizia comunque a declinare la baudità al massimo, e anche storicamente l'ultimo fantastico con Ether Parisi prima che, diciamo, con l'interregno della Martinez arrivi Lorella Cuccarini. Quindi Ether Parisi in questo momento è l'icona pop ed è l'America. Cos'ha nel lato B e nel lato A a distinguerla in questa mini giuppa eccetera? A Mickey Mouse. Mickey Mouse cos'è? Topolino, cioè Disney. Mickey Mouse, a differenza di Donald Duck, è ottimista, crede nel futuro ed è la prospettiva del cittadino americano medio, breadwinner, cioè che porta lo stipendio a casa, che ha una famiglia felice e che guarda il mondo con ottimismo colossale e che soprattutto può consumare, cioè può acquistare le cose che si iniziano ad acquistare negli anni Ottanta, seconda, terza casa, automobile, tecnologie, eccetera. Perché icona pop, oltretutto, una da che cosa è icona pop Ether Parisi? Ether Parisi non c'era la televisione italiana. Non esisteva. Esistevano delle soubrette più o meno declinate rispetto al pubblico, ma Ether Parisi è assolutamente nuova, perché viene dall'America, come i Levi's 501, come le scarpe Nike, cioè cose che vengono dall'America, non da altre parti, e che inizia ad andare a trovare. Sì, certo, c'era stata un'America declinata in Italia molto importante, chi porta un tipo, un concept di negozio americano è Fiorucci, ma negli anni 70. Negli anni 80, prima di Ether Parisi, non c'era neanche l'idea, attenzione, di una soubrette che autonomamente prende la scena. Erano numeri di ballo, ma non si era mai... Ether Parisi in quello stesso anno è testimonial, diremmo adesso brand ambassador, è testimonial di una martellante campagna Parmalat per i giovani, dove è immortalata col suo abito tecnico, si chiama mini jump shirt, che erano i vestiti da aerobica, le tenute da aerobica, da ginnastica dell'epoca, con la gamba, la famosa spaccata verticale in assoluto, in adesivi, manifesti, poster, eccetera. Quindi è icona pop perché si porta dietro un tempo nuovo, un'aria nuova, di cose nuove, come vedremo adesso nel terzo filmato. Nice mix. Hey there. Sigla di DJ Television, si faceva a mezzanotte, i figli di chi aveva fatto il 68, i figli delle ideologie, i figli di quelli che non volevano seguire Mina e Battisti e che lo trovavano noioso, facevano mezzanotte, mezzanotte e mezza per avere questo, per connettersi ad un nuovo linguaggio che è un linguaggio dominante. Non c'è solo la sigla, non c'è solo lo spot pubblicitario, c'è il videoclip.
con altri due elementi fondamentali, i colori, sono anni colorati, anni 80, e il look. Non interessa se sai suonare, questo aveva già insegnato il punk, però qui diciamo, non interessa quello che il messaggio, mi interessa il look, mi interessa la costruzione, mi interessa il tempo e mi interessa che questa cosa sia mia, mia. L'appartenenza, la TV commerciale è orientata prioritariamente a quello, a segmenti nuovi di pubblici, ad esempio i preadolescenti, diremmo noi, no? 13, 14, adesso sono già quasi adulti, però i preadolescenti di inizio anni 80 trovano, e l'intuizione anche delle TV commerciali, trovano una collocazione attraverso un linguaggio specifico che è il videoclip, che è la musica. La musica, assieme è inconfutabile, non lo dico io, lo dicono montagne di pubblicazioni, di documentari, musica, design, arte contemporanea, moda, cioè fashion, sono i quattro pietre angolari di questo decennio. Piaccia o non piaccia, non se ne può fare a meno. Non si può soprattutto, soprattutto, collocarlo e collegarlo con i giovani che vogliono determinate cose e che trovano, a parte l'esempio magnifico, domani ci sarà Carlo Massarini, non con un programma ma con l'entrata dentro, diciamo, la grotta di Alibaba che è Mr. Fantasy, ma trovano soprattutto nella TV commerciale un posto dove riescono a trovare quello che stanno cercando. E che la RAI, gli altri poli, ma sostanzialmente la RAI, fa un po' più fatica, a parte Mr. Fantasy, a concedere. Fa un po' fatica. Qui, come vedete, due elementi fondamentali, più che altro, è il colore e il look. Che si suona, che si sappia suonare, di quello che è meno. E soprattutto la colonizzazione notturna. L'altro elemento, DJ Television andava in onda il sabato sera, oltre la mezzanotte. Cioè, quando la RAI aveva fine delle trasmissioni più o meno, da lì, come cantava Rino Gaetano, inizia la festa. La gente come si diverte per strada, come torna a divertirsi dopo la lunga guerra civile, dopo l'incubo del terrorismo. Primi anni Ottanta è una fuoriuscita della gente, torna in piazza, torna a uscire. 2500 vittime ha fatto il terrorismo in Italia, più o meno vada a memoria, così c'è questa energia, c'è questa scaturigine che trova dei programmi. E adesso passiamo al penultimo contributo, per un aspetto particolare. Tutto, l'avete notato, questo è il sabato sera di Canale 5, audience, correlativo, non solo la concorrenza, il correlativo è un altro mondo rispetto a Fantastico, però per fare questo c'è bisogno di un demiurgo, c'è bisogno di qualcuno che metta in ordine le cose,
come se aveste dei sacchetti di Lego sul letto e uno arriva con le istruzioni. Allora potete iniziare a montare. Questo demiurgo Antonio Ricci. Antonio Ricci, già dal titolo, sperimenta quello che poi sarà Striscia la Notizia, eccetera. È Canale 5 e il titolo fa il verso, si fa beffe della parola chiave della TV commerciale. La TV commerciale, la nuova TV, la TV di flusso è audience oriented, not public oriented. È orientata all'audience, ad acchiappare l'audience, a farla star lì, in modo che non cambi canale, cose che sapete. Il titolo, che cosa c'è dentro di vecchio e di nuovo? Un demiurgo come Antonio Ricci recupera i pupazzi. Qui non c'è Five, ma quando lo vedete a casa con comodo su YouTube, eccetera, c'è Snoopy, ci sono i pupazzi di peluche e soprattutto tutta la coreografia non richiama più l'allestimento teatrale, il proscenio, quindi i falegnami, gli elettricisti, gli operai, ma l'immateriale, il design, tutta la sigla è giocata poi nella nuova dimensione che indaga e su cui si innesta la TV commerciale, cioè la quotidianità. Avete scene quotidiane, il ragazzo col sound system, perché c'era il videocassette, c'è stato l'hip hop, la prima fase del beatbox, eccetera, il Ghisa, vigile milanese, scene di quotidianità su cui rompe non quella che per me è un'icona, ma una grande diva, una grande celebrità, eccetera, che ha certamente resistito nel tempo più di Eter Parisi, ma per me Lorella Cuccarini, absit ignora verbis, a mio modestissimo parere, non è un'icona pop come Eter Parisi, però è in bianco, è una specie di fatina che balla. E di che cosa parla? Parla dello stesso continente di DJ Television, la notte. Nella notte voli, nella notte fai il weekend postmoderno di Tondelli, nella notte avviene quello che non aveva nel giorno. La TV di Bernabé, la TV pedagogica, era una TV diurna, una TV della luce, una TV del controllo, una TV dell'appalesamento delle cose. Nella TV commerciale e in generale nella nuova TV, la notte diventa, viene echeggiata, viene evocata, viene strutturata come proprio un televisivo, anzi, come proprio un catodico. Ultimo materiale, ritorniamo e chiudiamo con il titolo emblematico che solo una TV commerciale poteva dare a un programma. Ritorno al medesimo Niciano, il maestro Martelli, probabilmente qualcuno è stato in America, ha visto Jane Fonda, ha visto i nuovi corpi, hanno la stessa vestizione di Eter Parisi, meno brilluccicosa, diciamo meno d'impatto rispetto a quello, a un abito da scena di Crilou, ma il corpo è diventato protagonista. Ultimo elemento fondamentale, arte, design, consumo, musica, eccetera, il corpo. I corpi dinamici, i corpi dell'aerobica, i corpi del bodybuilding, Schwarzenegger, eccetera, bastano da sé per riempire un programma. Non c'è più bisogno, anche diciamo economicamente, di una grande scrittura televisiva. L'importante è che i corpi occupino da protagonisti la scena, sulle sfilate con la moda, poi avremo letto model, eccetera, e in televisione fino alle veline, cioè
inizia ovviamente quando studiamo la televisione e affrontiamo specifici televisivi, siamo in un'ottica di long durée, non è che un giorno finisce, l'altro giorno, no, c'è una persistenza, un cambiamento, un adattamento. Chi l'ha capito prima di tutti? Il maestro Martelli, dialogando con un pupazzo, che non è un pupazzo, ma è il rappresentante della TV berlusconiana, cioè nel nuovo che arrivava, e soprattutto dando un titolo che non avresti mai trovato nella TV pubblica, nel livello istituzionale, popcorn. Una cosa che scoppietta e che, si dice, venisse ispirata da una canzone di qualche anno prima, che faceva tan 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 taratan, tan 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 taratan, tan 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 taratan, ecco, popcorn. Scoppiettante, leggera, immateriale, ma non fatua, attenzione, diversa, una scansione, heideggeriamente parlando, più legata al Zeit rispetto al Geist, cioè più legata al tempo che cambiava. Chi interpreta questa cosa dall'altro lato e l'ha portata all'estremo? Roberto D'Agostino, che in quegli stessi anni sulla Rai, grazie ad Arbore e quelli della notte, si inventa la Look Parade. Nella Look Parade, ai primi posti, c'era sempre l'edonista Reganiano. Tutti questi clip per esemplificarvi, arrivare al concetto finale, fondamentale, dell'edonismo reganiano. L'America è quella di Reagan, l'America è quella dello scudo stellare, l'America è quella dei consumi, l'America tu la indossi. Come diceva Roberto D'Agostino, introducendo l'edonista reganiano, contrapponendolo all'intellettuale di sinistra con Milan Kundera, eccetera, diceva: l'edonista reganiano si porta addosso l'America, giubbotti, scarpe, camicie, chewing gum, Walkman, anche la tecnologia. Sono gli anni dei computer, sono gli anni dei Walkman, sono gli anni di qualcosa che non sarà mai più come prima, ci piaccia o meno. Cinque clip, note a margine per spiegarvi cos'è stato un decennio. Di carta, di cartone, di plastica, di M, non lo so, però adesso avete più elementi per giudicare. Grazie. Grazie.